Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Parlando dei vecchi tempi, molte scuole prevedevano punizioni per i bambini che non ascoltavano l'insegnante. Gli oggetti più comuni utilizzati erano bastoni, righelli o cinture, ma oggi non possiamo immaginarlo. Ci sono però alcune scuole le cui punizioni sono ancora troppo severe. Oggi ve ne mostreremo 15. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 15. Sappiamo tutti che quando i bambini raggiungono la pubertà, la maggior parte di loro vuole esprimersi, ma a volte succede in modo strano. Uno studente di nome Patrick Gonzalez è un grande fan della squadra di basket dei San Antonio Spurs e ha deciso di farsi tagliare i capelli con la faccia del suo giocatore preferito Matt Bonner. Sebbene andasse felicemente a scuola per mostrarlo ai suoi amici, gli insegnanti pensarono che fosse un'enorme distrazione e chiamarono il preside. Alla fine Patrick ha dovuto radersi, cosa che lo ha sconvolto molto. Numero 14. Tutti conoscono un insegnante che è molto severo perché vuole che i bambini si comportino bene durante le lezioni. Ma un insegnante della Gran Bretagna è andato troppo oltre e ha costretto un gruppo di bambini di 11 anni a stare fuori sotto la pioggia battente perché erano arrivati troppo tardi per la loro classe. Secondo l'insegnante la punizione era giusta. Sebbene solo pochi bambini fossero in ritardo, l'insegnante ha costretto tutti a stare fuori. Non sorprende che i genitori fossero molto arrabbiati e si siano lamentati con la scuola perché i loro figli tornarono a casa tutti bagnati. Numero 13. Sembra che ogni bambino abbia un account sui social in questi giorni. Instagram, TikTok e Twitter, non c'è niente di strano. Ma nel 2009 alcuni studenti sono stati puniti per avere un account MySpace e pubblicare foto che non erano loro. Una delle ragazze è stata punita e persino bandita dalle attività extrascolastiche perché ha usato una foto del profilo della sua insegnante. Inoltre è stata costretta a scusarsi. Sfortunatamente non sono riuscito a trovare cos'altro è successo, ma i genitori della ragazza hanno citato in giudizio la scuola. Numero 12. La punizione fisica non è mai buona, ma è comune in alcune scuole della Corea. Potreste aver visto qualcosa del genere nei film drammatici coreani, ma sfortunatamente questo è anche il modo in cui i bambini vengono puniti nella vita reale. Una delle punizioni più popolari è la punizione delle mani alzate, il che significa che i bambini devono alzarsi e alzare le mani per un certo periodo di tempo. È sicuro dire che non è facile farlo e va da sé che è probabile che le braccia diventino pesanti nel tempo. Numero 11. Hai mai sentito parlare del paddling? È una punizione in cui un insegnante colpisce l'allievo sui glutei con una pagaia di legno. Succedeva spesso, ma potresti essere sorpreso di apprendere che è ancora praticato in molte scuole pubbliche in 13 stati degli Stati Uniti. Gli stati sarebbero i seguenti: Alabama, Arkansas, Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri e Mississippi. Secondo vari studi, quasi 110.000 bambini sarebbero stati puniti in questo modo durante l'anno scolastico 2013-2014. Numero 10. Dicono che tutte le nostre paure si formino nell'infanzia e sembra che una scuola dello stato americano di Houston contribuisca alla formazione delle paure negli studenti. Infatti, un insegnante e la sua assistente sono stati licenziati dalla scuola per aver punito i bambini mettendoli in degli armadi, chiamati gli armadi dei mostri. Gli insegnanti si sono ispirati al libro After School Monsters e li hanno messi lì se non prestavano attenzione, ridevano o parlavano durante la lezione. Numero 9. A volte la legge in diversi paesi o stati può essere molto strana. Questa situazione si è verificata nello stato americano del Mississippi, quando un bambino di 5 anni è stato portato a casa dagli agenti per non aver indossato le scarpe giuste al suo asilo. La legge dice che il bambino doveva indossare solamente delle scarpe nere a scuola, ma non le aveva. Sua madre ha cercato di nascondere il colore bianco e rosso delle scarpe da ginnastica con un pennarello, ma quando gli insegnanti se ne sono accorti, il bambino è stato portato a casa nel retro dell'auto della polizia. Storia molto bizzarra, non credi? Numero 8.
Anche questa successiva punizione che un insegnante ha imposto ai suoi studenti è andata troppo oltre. L'insegnante ha costretto gli studenti a indossare un collare per cani ogni volta che si sono comportati male. È stato uno shock quando il preside della scuola ha appreso di questa situazione e l'insegnante è stato immediatamente licenziato. L'insegnante in seguito ha spiegato di essere stata ispirata dal cono della vergogna del film Pixar Up. Ha affermato che era solo uno scherzo, ma per gli studenti è stato umiliante. Tuttavia l'insegnante non crede che abbia fatto qualcosa di sbagliato e insiste che è innocente nelle sue intenzioni. Numero 7. Le buone maniere si imparano dai tuoi genitori fin dalla tenera età. Tuttavia ci sono dei bambini che amano scherzare. Ma in questo caso uno scherzo è andato troppo oltre quando uno studente è stato arrestato per aver ruttato in un'aula. Sembra pazzesco, ma lo studente è stato punito perché l'insegnante era stufo del ruttare senza fine che lo studente faceva quasi ogni giorno per scherzo. Secondo lo studente è stato trattato come un vero criminale dalla polizia. Infatti è stato perquisito, ammanettato e ha persino dovuto trascorrere del tempo in un carcere minorile. Numero 6. Hai mai saltato la lezione? Onestamente l'abbiamo fatto quasi tutti sicuramente. Ma sei mai stato in galera per questo? Probabilmente no. Ma una studentessa del Texas è stata incarcerata per 24 ore per aver saltato troppe lezioni. La povera ragazza ha dovuto passare una giornata in mezzo a dei veri criminali. Inoltre, i suoi genitori hanno dovuto pagare una multa di $100 per non aver frequentato le lezioni. Non sappiamo quanti giorni abbia saltato la ragazza, ma questa punizione va abbastanza oltre, non credi? Numero 5. In questo caso, un bambino autistico di 9 anni è stato infilato in una borsa da viaggio perché per loro sarebbe una vera e propria terapia. La madre del ragazzo è rimasta scioccata quando ne ha sentito parlare per la prima volta e ha immediatamente fatto del suo meglio per ritenere l'insegnante responsabile delle sue azioni. Ha espresso i suoi sentimenti e ha affermato che non va bene mettere un bambino in una borsa da viaggio per motivi di terapia e pensa che l'insegnante dovrebbe essere mandato in prigione. Tu sei d'accordo? Numero 4. Le storie di insegnanti che tagliano i capelli ai loro studenti sono purtroppo abbastanza comuni. Qui abbiamo un insegnante che ha deciso di tagliare i capelli a una bambina di 9 anni perché ci giocava durante la lezione. L'insegnante ha tagliato i capelli e li ha gettati ai piedi della ragazza come punizione. Un'altra situazione è stata ancora più sgradevole quando un insegnante ha tagliato le trecce a uno studente e un altro ha deciso di rimproverarla. Numero 3. Se si vuole credere a internet, questa punizione sarebbe comune in Cina. Infatti, gli studenti dovevano inginocchiarsi sui piselli surgelati quando si comportavano male durante la lezione. Questa è una punizione scolastica che va sicuramente troppo oltre, perché fa male e può lasciare impronte sulla pelle. Se uno studente si è comportato male, deve rimanere anche in ginocchio per molto tempo. Alcuni studenti devono persino alzare le mani in aria mentre erano in ginocchio. Numero 2. Una scuola elementare a Longview, Washington, è stata accusata di avere una cella di isolamento allestita appositamente per i bambini che si sarebbero comportati male. Tuttavia, la scuola ha affermato che tali aule erano state allestite per educare gli studenti con bisogni speciali e proteggerli da se stessi o dagli altri studenti. Tuttavia, le autorità non hanno sostenuto quest'idea e la scuola è stata controllata su come utilizzavano queste stanze. Immediatamente dopo l'audit, la scuola ha dovuto chiudere le aule e non è stato più consentito l'uso. Numero 1. La prossima punizione non è tanto una punizione, quanto piuttosto bullismo. Il preside di una scuola del New Jersey ha lanciato ad alcuni studenti una sorta di sfida punitiva, in cui hanno dovuto pranzare a terra per 10 giorni di seguito. Il preside ha avuto quest'idea dopo che uno studente ha accidentalmente rovesciato una brocca d'acqua sul pavimento. Il preside decise di punire questi studenti in un modo molto bizzarro, ma fortunatamente fu poi citato in giudizio per questo. Cosa ne pensi delle punizioni a scuola? Sei favorevole o contro? Facci sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.